Aspetta, aspetta, se non sapete di cosa sto parlando, vuol dire che vi siete persi l'episodio precedente. Vai col riassunto. Mi trovo in Inghilterra per un nuovo viaggio estivo in moto e nel video precedente vi ho raccontato tutto il percorso, portandovi con me tappa dopo tappa fino ad arrivare a Londra in moto. Abbiamo visto la città, Camden Town, le famosissime bianche scogliere di Dover. Ma ora è il momento di far partire questa seconda parte del video. Quindi, benvenuti in Inghilterra! Ok, partiamo. Ogni mattina il nostro buon Matteo spiega a tutto il gruppo tutte le soste e le tappe che andremo a effettuare durante la giornata. Ed una volta partiti ed attraversato il Tower Bridge in moto con tutto il gruppone, ci abbiamo messo più di un'ora e mezza, se no due, ad uscire dal traffico infernale della città. Un vero e proprio sfinimento, ma subito dopo essere usciti ci siamo immediatamente diretti al castello di Windsor per vedere il cambio della guardia e per spostarci subito in un castello medievale in rovina chiamato Donington. Beccatevi che roba qua dietro, ma con il drone rende molto di più. Una volta ripartiti con tutto il gruppone, abbiamo iniziato a fare i primissimi chilometri nelle vere e proprie campagne inglesi. E devo dire che inizialmente era davvero molto figo attraversare tutte queste strade immerse nella natura, ma se devo essere davvero sincero, fare tanti chilometri con praticamente zero visuale attorno a te a una certa è un po' noioso. Abbiamo anche incontrato cavalli, mucche, tori in mezzo alla strada. E dopo chilometri e chilometri di campagne stavamo per arrivare ad un nuovo famosissimo punto da visitare. Avete presente quella scena di Transformers del film quando iniziano a scazzottarsi prima che la terra venga risucchiata dai cattivi? Ecco, quello è Stone Age, uno dei siti archeologici più famosi del mondo, situato nel sud dell'Inghilterra, e pensato un po', la sua costruzione risale a circa 5.000 anni fa. Si tratta di uno dei monumenti antichi più leggendari, persino più antichi delle piramidi d'Egitto. Ma se devo essere sincero, anzi molto sincero, niente di che, costi esagerati per semplicemente avvicinarsi a queste rocce antiche. Fortunatamente avevo il drone e anche se non si potrebbe troppo, me ne sono sbattuto e l'ho fatto volare. Detto ciò, in un video sembra molto breve, ma in chilometri, anche in questa giornata, eravamo circa 300 e quindi passiamo al giorno successivo. Il buongiorno con un caffè, oggi abbiamo cambiato in hotel, quindi sono fuori programma, allungheremo ancora di più, faremo una bellezza di 425-450 km, però ci faremo tutta la Cornovaglia fino alla punta. Quindi ora beviamo il caffettino, ci sistemiamo e partiamo. Abbiamo un sacco di chilometri oggi, tantissimi. Hai già detto. No, non l'ho detto. Non l'ho detto a nessuno, abbiamo quasi 500. Neanche a te l'avevo detto che avevamo 500. Stiamo andando nella punta più estrema della Cornovaglia e per l'esaltezza ci stiamo spostando nella taroccata, chiamiamola così, di San Mon Michel. E si chiama St. Michel Mount. Take the Mont Saint-Michel, Saint-Michel Mount, e facciamo Land's End, l'ultimo pezzettino di strada a ovest della Cornovaglia, per poi risalire. Land's End, il punto dove la terra finisce, così credevano gli antichi che vivevano in questa area naturale di straordinaria bellezza. Lungo la costa si diramano una serie di percorsi e sentieri a picco sul mare. Tutto molto bello, tutto molto naturalistico, peccato che la gestione però nel corso degli anni si sia evoluta in scelte commerciali e turistiche che hanno portato il punto a diventare una sorta di piccolo e costoso parco dei divertimenti. Devo essere sincero, il posto è veramente molto bello, ma la strada percorsa per arrivare in Cornovaglia era piuttosto dritta e quindi fate bene le vostre considerazioni se ne vale davvero la pena arrivare fino alla punta della Cornovaglia. Una volta ripartiti ci siamo fatti un bel po' di chilometri tra campagne inglesi, sole, nebbia, per poi arrivare a Cardiff, dove avremmo passato l'intera notte. Raga, ore 23, arrivo Cardiff. Abbiamo dovuto fermarci, mangiucchiare qualcosa perché la tosta veramente tanto. Ora camera e domani super notizia perché si partirà a luna, quindi si dorme. Buon
giorno da Cardiff. Vediamo, vi faccio vedere. Punto centrale di Cardiff. E tra l'altro una città che consiglio come punto itinerante, perché siamo arrivati ieri sera, esattamente sabato sera, e c'era un cazzo di casino con un sacco di gente che faceva festa, quindi tenetela come punto di riferimento se volete organizzare anche voi questo itinerario. Detto ciò, carichiamo tutto. Stiamo andando al parcheggio, carico come un bue come sempre. Il maestro all'opera. Prima tappa, primo problema, c'è una moto che non funziona. Ora vediamo se riusciamo a farla funzionare oppure la carichiamo sul furgone. Allora, anche questa giornata è stata piuttosto particolare. Con il continuo alternarsi di sole e pioggia, continuavamo a risalire tenendoci sulla sinistra la costa. Non c'era nulla di particolare da visitare, ma in compenso sapevamo che avremmo dormito in un posto bellissimo, immerso nella natura, con la cena già compresa. Ma purtroppo, a complicare le cose, in un cocktail di sfiga e pioggia, un nostro compagno ha fatto un altro incidente. Nulla di grave, ma questo ci ha rallentato, dividendo completamente tutto il gruppo. E facendoci quindi tornare la sera sotto il diluvio universale in questo hotel immerso nella natura. Peccato che forse era un po' troppo in mezzo alla natura, perché il nostro buon Matteo si è perso completamente, portandoci esattamente nel nulla, in un completo buio con la pioggia che non smetteva di diminuire. Come potete vedere dalle immagini, ho dovuto silenziare quasi completamente tutto l'audio, ma c'è da dire che anziché di prendere la situazione in modo negativo, grazie anche all'aiuto e il supporto di un ottimo whisky, ci siamo davvero divertiti, arrivando poi all'hotel completamente bagnati, distrutti, ma con un sorriso a 50 denti. Abbiamo già caricato la moto, oggi si riparte e purtroppo pioverà tutto il giorno, però dormiremo questa sera in un castello. Ormai abituati a prendere litri e litri di pioggia, era il momento di ripartire, ma questa volta ciò che alimentava la voglia di arrivare alla prossima tappa era quella di dormire in un vero e proprio castello inglese. Eravamo piuttosto scazzati, ancora bagnati dalla serata precedente, ma non sapevamo ancora che dopo stradine e stradine inglesi avremmo iniziato a vedere delle cose spettacolari, partendo ad avvistare le prime spiagge con colori allucinanti. Curva dopo curva incontravamo delle spettacolari cattedrali che, per quanto possono essere belle viste da così, col drone è decisamente meglio. Ed una volta ripartiti siamo arrivati a vedere per la primissima volta un fiordo totalmente prosciugato. Ma prima di farvelo vedere è un momento marchetta. Ma come funziona questa borsa? Ringraziando nuovamente Givi che mi ha permesso di intraprendere questo viaggio con la Desertona insieme a questa nuova linea. È una borsa semi impermeabile e al suo interno troveremo questa sacca utilissima per tutti coloro che come me fanno foto, video e hanno bisogno di avere una parte impermeabile, che ci permette di aprire e chiudere comodamente e raggiungere tutti i nostri accessori. Aperture laterali non impermeabili, una poco capiente, mentre invece l'altra parte molto più comoda, molto più capiente, addirittura ci sta una borsa, perché è dotata di una retina che ci permette di allargarci. Ora però ci troviamo in una super secca, quindi facciamo vedere la situazione con il drone. Tornando a noi, un fiordo totalmente prosciugato è davvero devastante. Vi assicuro che vedere queste barchette abbandonate nella sabbia è davvero una cosa unica. La giornata continuava, spiaggia dopo spiaggia, caffè dopo caffè, sosta dopo sosta, eravamo finalmente arrivati nel castello tanto atteso da tutta la giornata. Cos'è una fiaba? Ovviamente sfiga vuole che la mia camera era normalissima, ma quella dei nostri vicini era davvero una cosa assurda. Ma vabbè, ormai ci ho fatto l'abitudine. Insomma, abbiamo cenato in una sala privata, consegnato le patch, i ringraziamenti, per poi arrivare al giorno successivo. Giornata di Ferragosto. La missione di oggi è quella di trovare un supermercato, fare la spesa per poi organizzare la tipica grigliata sulla spiaggia. Visitate diverse spiagge, paesino dopo paesino, siamo arrivati ad un faro davvero super tipico. Beccatevi un po'. Thank you.
Come potete notare dalle immagini, fare la spesa con così tante persone è davvero una delle cose più difficili mai vissute in questa vacanza. Ma tra risate e discussioni, finalmente eravamo arrivati sulla spiaggia protagonista della classica grigliata di Ferragosto. Con grigliate usa e getta e un barbecue improvvisato, eravamo pronti a gustarci questo panorama inglese con un buon pane e salamina tra le mani. Dopo una super rilassata tra nuvole e sole, eravamo pronti a ripartire. E nonostante accusassimo parecchio la sonnolenza post mangiatona, eravamo belli carichi dal caldo sole che finalmente stava uscendo. Le campagne inglesi con questa luce erano davvero un'altra storia. E dopo castelli spettacolari e strade a bordo oceano allucinanti, il nostro Matteo ci ha portato in una strada a dir poco sensazionale, immergendoci completamente nella natura in piccoli tratti dove malapena passava una sola macchina. La stanchezza si faceva sentire sempre di più, ma fortunatamente con questo magico tramonto siamo arrivati in scioltezza nel prossimo hotel della giornata. La meta finale di questa giornata sarebbe stata Oxford, l'ultima notte passata in Inghilterra, perché il giorno successivo saremmo arrivati direttamente a Dover per poi imbarcarci subito ed arrivare in Francia. Da questo punto del viaggio, oltre a continuare a passare in piccoli paesini super caratteristici, c'era davvero poco da raccontare, che dire, strade molto dritte, ma anche qui il nostro Matteo si è superato trovando un'autostrada infinita completamente dritta che ci ha permesso di vivere gli ultimi momenti in Inghilterra in un modo piuttosto croccante. E siamo quindi arrivati alla parte infinita del ritorno, tra Francia, Svizzera, fino ad arrivare a Brescia. Come ben sapete l'autostrada è estremamente noiosa, quindi direi che in questo momento chiudiamo il video prima di arrivare alle considerazioni finali di questo lungo viaggio in moto. Ma non è nemmeno questo il momento giusto per poter parlare in modo dettagliato di questa esperienza in Inghilterra in moto. Quindi noi ci vediamo alla prossima storia, al prossimo video. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo viaggetto, anche perché proprio attraverso i vostri commenti riuscirò a costruire un nuovo video molto utile per chi volesse magari provare questo viaggio in moto in Inghilterra. Noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, iscrivetevi al canale, se no questo progetto non va avanti. Ciao!